Well, thank you very much, John. Grazie, John. My career as a journalist was La mia not so lucky carriera as a di one. Giornalista non ha avuto la stessa fortuna di quella da uomo politico, ma è assolutamente vero che sono estremamente interessato al giornalismo, alla stampa, ai media e ho avuto l'opportunità una decina d'anni fa di essere ministro delle comunicazioni e anche questo mi ha aiutato nel conoscere meglio il vostro mondo, per cui sono molto lieto di essere qui con i principali attori di questo mondo dell'informazione che mi interessa così tanto. Per cui prima di tutto grazie John, grazie per avermi invitato a questa serata molto particolare che celebra i 150 anni della stampa, per cui qui attorno a me vediamo proprio nella sala una parte della storia della nostra città e sicuramente conosciamo tutti il grande contributo della tua famiglia a questa città. Che cosa dobbiamo attenderci dal futuro del giornalismo? Direi che questa è una domanda a cui tutti vorremmo trovare una risposta. Sicuramente non sono io che avrò la risposta giusta, ma posso fare qualche commento in merito. Una citazione molto nota di Mark Twain è che la verità è la cosa di maggior valore che abbiamo e dobbiamo trattarla con la dovuta economia. E questa citazione sottolinea il valore di quello che sembri che neghi, cioè l'importanza della verità e l'importanza di avere accesso ad informazioni accurate ed affidabili. Oggi molti importanti protagonisti del mondo del giornalismo hanno avuto modo di scambiare le loro esperienze e hanno parlato delle grandi sfide che vi attendono. Queste grandi sfide offrono un'interessante prospettiva per interpretare molte delle trasformazioni attualmente in atto nel nostro mondo. Sembra quasi che ci sia un grande paradosso a livello globale. Grazie ad Internet e alla diffusione di nuovi dispositivi, la capacità dei giornali di arrivare ad un pubblico sempre più ampio non è mai stato così elevato, ma è sempre più difficile trasformare questa loro capacità in un modello di business. In generale, molti editori hanno riorganizzato i loro processi in Italia e colgo questa opportunità per esprimere il mio apprezzamento per questa fusione del gruppo GEDI. È qualcosa che apre nuovi percorsi, nuove strade e rende il nostro paese fiero del fatto di avere uno dei più grossi editoriali di giornalismo editoriale d'Europa. So che si perfezionerà questo accordo a giorni, per cui è tutto molto di buon augurio. Per cui stiamo testimoniando un grande lavoro creativo. Coloro che seguono il mondo del giornalismo sono molto interessati a questo processo di reinvenzione e le sfide del giornalismo oggi sono molto importanti per noi, anche noi politici, e questo rispecchia la situazione che vediamo in molti altri settori economici che si stanno ristrutturando. Stiamo vivendo in un momento molto delicato della storia dell'uomo, alcuni l'hanno chiamato la storia dell'accelerazione. Per la prima volta nella storia c'è un divario tra la velocità del cambiamento e la nostra capacità di adattarci, sì, e non dobbiamo essere sorpresi da questo divario, lo abbiamo generato proprio noi ed è prova della straordinaria vivacità delle nostre economie e delle nostre aziende, incredibili capacità anche delle nostre università e dei nostri centri di ricerca. Ovviamente questo divario di adattamento accoppiato agli effetti della crisi economica ancora presenti ha avuto un impatto su tutto il mondo. Abbiamo la tentazione di mettere in discussione molte delle nostre
attività passate, la società aperta che ha sostenuto decenni di pace e di prosperità. Stiamo cercando di trovare risposte a tutte queste domande a livello internazionale e lo abbiamo fatto durante l'ultimo vertice del G7 a Taormina, in Sicilia, l'ultimo vertice del G7. In questi difficili tempi le difficoltà economiche hanno colpito le nostre società e soprattutto la classe media. Non di meno non dobbiamo regredire rispetto ai progressi degli ultimi anni. La protezione non è la soluzione. Rinunciare all'idea di una società aperta e tollerante non è una soluzione, anzi peggiorerebbe la situazione attuale. C'è un concetto più ampio che secondo me può essere applicato anche al mondo del giornalismo oggi ed è un concetto che è di grande rilevanza per noi in quanto italiani. Parlo della necessità di continuare a scommettere sulla nostra identità, sulle nostre specializzazioni. Questa è la chiave della globalizzazione dal mio punto di vista. Rispetto a precedenti interpretazioni superficiali, la globalizzazione rende più importanti le caratteristiche nazionali, non le sminuisce. Queste caratteristiche includono le caratteristiche culturali e i valori sociali. Come governo italiano abbiamo portato avanti il nostro programma economico basandoci proprio su questi principi. I dati più recenti evidenziano probabilmente che avevamo ragione. I tassi di crescita e di occupazione stanno gradualmente, lentamente migliorando. Per cui penso che possiamo permetterci un certo grado di ottimismo per l'Italia e per quello che succede in questo paese. Noi abbiamo investito nella nostra economia, le caratteristiche particolari della nostra economia, la capacità manufatturiera, la nostra capacità di esportazione. Abbiamo investito in culture, in istruzione per massimizzare le opportunità del singolo cittadino, sfruttare al massimo il nostro capitale umano. L'innovazione si ha quando la tradizione si evolve e la tradizione può evolversi solo se un paese e una professione sono in grado di utilizzare nel modo migliore gli strumenti a sua disposizione ed è forse quello che serve al giornalismo oggi. Forse è quello che sta facendo il mondo del giornalismo in molti casi, in particolare il futuro del giornalismo, la sua capacità di adattarsi a un mondo nuovo dipende dal fattore umano. Un software può scrivere un articolo che spiega un incontro di calcio o di baseball, sì, lo può fare, è già successo, possiamo chiedere a un robot a fare lo stesso lavoro fatto da Carl Bernstein o Bob Woodward. Penso proprio di no, anche se non voglio assolutamente sfidare degli ingegneri più intelligenti e specializzati di me. Per cui l'indipendenza del giornalismo, la sua forza, deve continuare ad essere un viatico per le nostre democrazie, non costretti, ma proprio per via delle trasformazioni del mondo odierno. Per cui il dibattito oggi sul futuro del giornalismo non riguarda solo i modelli di business, porta in campo la possibilità di continuare a fidarci di chi ha il ruolo di fornire informazione. Ci sono sovente interpretazioni pessimistiche in merito a queste cose. Sul dibattito, per esempio, del post-truth, la post-verità, che è stata annunciata come parola dell'anno per il 2016 dal Oxford Dictionary, post-truth, e la proliferazione delle notizie false o del fake news, anche questo è importante e viene riconosciuto dai grandi giganti di internet che stanno cercando di contrastare questo fenomeno. Ma dobbiamo evitare delle interpretazioni catastrofiche, secondo me. La mia generazione ricorda bene un periodo non così tanto tempo fa dove c'era una opposizione ideologica talmente intensa che spesso portava alla distorsione dei fatti in generale e dunque
credere che abbiamo tutti vissuto in un'epoca d'oro della verità ormai persa per sempre può essere una rassicurazione guardando gli eventi del futuro e del momento attuale, ma è un qualcosa che forza la mano del futuro. Probabilmente invece di inseguire il mito dell'imparzialità pura, bisognerebbe cercare un modello di giornalismo radicato nei fatti, dove non ci sono opinioni. Abbiamo bisogno della determinazione di andare oltre le divisioni, uscire dalle nostre bolle di consenso e riuscire dunque a risanare le nostre società. L'idea di creare gli stati generali dell'editoria, so che è un'idea che è stata lanciata oggi, questo potrebbe dare un importante contributo in questo senso. E in questo senso il ruolo del giornalismo nel XX secolo continuerà ad essere fondamentale per trovare una direzione nell'oceano di fonti di informazione che ci circondano, aiutarci ad avere un miglior discernimento, una parola che viene spesso usata dal Papa Francesco, una parola che fa parte della tradizione dei gesuiti, il discernimento, le nostre capacità di discernimento, riuscire a distinguere il segnale dal rumore, sapendo che in questo nostro tempo marcato dalla contraddizione e dalle incertezze, per citare George Orwell, vedere quello che sta di fronte al proprio naso richiede una lotta costante. Grazie per la vostra attenzione.